Vai, tutto d'un fiato come solo tu sai fare. Sì. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi parliamo di un nuovo smartphone. Strano, non lo facciamo mai recentemente. Giusto, Erika? Giusto. Ecco, oggi vi voglio parlare di uno nuovo. Oggi vi voglio parlare di un nuovo modello di smartphone che è stato presentato settimana scorsa al Mobile World Congress di Barcellona. Se non avete visto tutti i nostri video, andateli a vedere, se no vi viene un attacco di cacherella, Tu sì che sai convincere le persone. Paura, I due smartphone presentati sono Huawei P10 e Huawei P10 Plus. Io tra le mie zampe ho la versione più piccolina, cioè Huawei P10, nella colorazione Dazzling Blue. La caratteristica del Dazzling Blue è che è tutto sgargiante, guardalo come sgargia. Lo vedi come sgargia? Sgargia, sì. Vedi che sgargia, ecco. Sgargia ma non trattiene le impronte perché il retro è fatto... Lo senti, aspetta. Cioè che se vi si rompe l'unghia potete... nella becco. Non credo che sia stato pensato per quello. Se conoscete un po' gli smartphone della famiglia Huawei e Honor, vi accorgerete che le somiglianze tra questo P10 e Honor 8 sono enormi. Soprattutto perché le forme di questo P10 sono molto stondate, ma anche il colore ne richiama tantissimo le sembianze e a noi questo fa solo che piacere. Ora però, prima di andarlo a vedere nel dettaglio, prima di andare a vederlo più da vicino, guardiamone le caratteristiche tecniche. Che fatica dire questa frase. Huawei P10 si presenta con un display IPS da 5,1 pollici con risoluzione Full HD, display protetto dal Corning Gorilla Glass 5. Sotto la scocca troviamo un processore Octa-Core Kirin 960, la GPU Mali G71 MP8 e 4 GB di RAM. La memoria interna invece è di 64 GB, espandibile tramite microSD, sacrificando però lo slot per la seconda SIM. Presente come nel suo predecessore la doppia fotocamera realizzata in collaborazione con Leica. Da un lato troviamo un sensore monocromatico da 20 megapixel e dall'altro invece il sensore RGB da 12 megapixel, accompagnati da un doppio flash LED e capaci di registrare video in 4K. La fotocamera anteriore invece è da 8 megapixel. Il sistema operativo infine è Android 7.0 con EMUI 5.1, mentre la batteria è da 3200 mAh. Ecco qui il nostro nuovissimo Huawei P10. Come potete vedere ha i bordi molto molto stondati rispetto al suo predecessore. Il fuoco, collaboriamo, ecco. La parte sottostante è praticamente invariata rispetto al P9. Abbiamo ingresso per le cuffie, jack, chiamasi jack. Jack, dividi di me. Connettore Type-C per la ricarica e un solo speaker, uguale, identico al suo predecessore. Idem per quanto riguarda il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento, che però questa volta è contornato da un elegante coso rosso. Sulla parte superiore invece troviamo un microfono. Sul lato sinistro solo il callellino delle SIM, doppia SIM come vi dicevo. Però se decidete di espandere la memoria da 64 GB con un SD dovrete sacrificare la SIM, quindi pensateci bene a qual è la vostra scelta. Come potete notare abbiamo una modifica sostanziale nel tasto di sbloccaggio, guarda come si vede bene qua, nel tasto di sbloccaggio. Sul modello precedente infatti, sul buon P9, era qua dietro, quindi dovevate girare lo smartphone in questa maniera e utilizzare il dito. Adesso invece abbiamo un tasto sulla parte frontale che è anche multifunzione. Vi faccio vedere velocissimamente come funziona. Facendo un piccolo swipe trovate tutte le app aperte e swipizzando dall'altra parte le potete chiudere. Altrimenti, aprendo un po' di menu così a caso, se cliccate, non si può cliccare, appoggiate il dito una volta sola, tornate indietro. Tenendo premuto tornerete alla home e il vostro gesto sarà accompagnato da una leggera vibrazione.
Guardiamo ora velocissimamente la nuova versione di MIUI 5.1 che ha delle caratteristiche principalmente nascoste che non potete vedere, cioè l'ottimizzazione della RAM in quanto impara facendo, impara imparando da voi. Non si è capito, vabbè, in ogni caso la povera RAM studia, analizza il vostro comportamento di utilizzo del telefono e si adegua, diciamo, in base a come lo stoccacciate tutto. Tra le altre migliorie ci sono anche il calendario, ma anche la galleria, che introduce una funzione che è stata creata in... Dov'è? Qua? In collaborazione con GoPro, vi faccio vedere adesso. L'app si chiama Quick. E facendo condividi su queste bellissime foto, cliccate Quick e lui in automatico vi crea una, diciamo, un video con delle animazioni in base a... Ecco, guarda qua. Dandy! Ti piace? Ma che meraviglia! Ok. Vabbè, comunque crea dei momenti, mettiamoli così, delle vostre foto, creando delle specie di video con musica che vanno a tempo e tutto il resto. Va bene, non fa per me. Comunque, se vi piace l'opzione, sappiate che è compresa all'interno di MIUI 5.1. Passiamo ora alla fotocamera. Abbiamo una fotocamera sbilanciata come quella di Mate 9, quindi con un sensore RGB da 12 megapixel e uno in bianco e nero da 20 megapixel. Andiamo subito a vedere... innanzitutto non vi avevo detto della cover, vero? C'è una piccola cover all'interno per non romperlo tutto. Bravo, via cover, grazie mille. Innanzitutto, il menu l'ho studiato perfettamente, è quasi identico a quello del P9. Se non per la nuova funzione inserita, cioè questa qua, che è quella del ritratto by Leica. Noi l'abbiamo provato, ho chiesto a Erika di farmi delle bellissime foto. Guardate la differenza, come è sparaflesciata la luce, quasi un po' bruciato. Guardate anche la mia espressione che sprizza intelligenza da tutti i pori. Se invece faccio un piccolo swipe, guardate com'è la differenza. Qui abbiamo uno sfondo abbastanza ben definito e brillante, fin troppo. Qui invece abbiamo uno sfondo molto molto sfocato, in modo da mettere in risalto il bellissimo soggetto principale. Guardate che meraviglia, ripeto, guardate che intelligenza. Potete scegliere diversi livelli di beautifulness, che va da 0 a 10. Noi abbiamo selezionato il livello 5 e questo è il livello 10. Vedete che avete questa sensazione che sia scontornato in questo punto, però devo dire che l'effetto comunque è molto bello. Guardate, sì, la differenza si nota a occhio nudo. Perché l'occhio vestito com'è? Vabbè. Ripeto, il resto è più o meno uguale, il menu non cambia assolutamente niente. Facendo uno swipe dal basso potete entrare nella modalità fotocamera manuale se siete bravi a impostarvi il telefono da soli, ma è una roba abbastanza difficile. Vi mostro ora delle foto scattate con P10, la luminosità è il massimo, foto scattate con Huawei P10, foto scattata con Huawei P9. Allora, i colori sono sicuramente meglio bilanciati, però dovete avere un occhio abbastanza, diciamo, ferrato per la fotografia, perché se siete un utente, un utilizzatore di smartphone medio che magari di fotografia non capisce tantissimo, le foto sembrano quasi identiche, il cambiamento è veramente veramente minimo. Anche la resa del bianco e nero è molto molto bella, anche se non so in quanti di voi scattino tutt'oggi in bianco e nero. Questa è una foto in bianco e nero scattata con P9, questa invece è scattata con P10. Anche qui le differenze non mi sembrano elevatissime. Altra cosa che è tutto sommato carina, secondo me, sono i video. Guardate come sono ben stabilizzati. Ho provato anche, già che ci sono, mi sto dilungando un po', ma ho provato la foto in condizioni di scarsa luminosità ed è questa. Abbiamo un bel po' di rumore
è molto elaborata digitalmente, però vabbè, non... l'effetto non è proprio il massimo. Ho provato anche una macro per vedere come si comportava e devo dire che il risultato è assolutamente soddisfacente. Secondo me non cambia moltissimo se paragonato alla fotocamera del P9. Ora tocca i pro e i contro di questo Huawei P10. In primis ci è piaciuto il design. Ecco, amici di Huawei, lasciatevelo dire, non è proprio l'apoteosi dell'originalità, ma ci piace il fatto che abbiate stondato per bene le linee squadrate di Huawei P9. Gli avete dato, come si chiama, la carta vetrata per arrotondarlo. Ma soprattutto ci piace la selezione di colori, non più grigio, nero, quelle robe lì un po' che palle. Invece avete dato dei colori blu, nero opaco, che è bellissimo, anche il rosa e l'oro, che meraviglia. Ma soprattutto il più bello di tutti, che per adesso non è ancora nei parage, è quello sviluppato in collaborazione con The Pantone Institute. Che è il greenery, un bellissimo verde che mette una rilassatezza addosso, proprio bello bello, va bene. L'unica cosa che ho da ridire sul design è il fatto che il colore non sia tutto uniforme, il fatto che sia nero davanti e bluettino tutto il resto del telefono, avrei preferito una soluzione più simile a un orotto, tutto di un unico colore. Sai che figata, si girano tutti a guardarti. Amico amico, sì. Altra cosa che ho apprezzato particolarmente è lo spostamento del lettore di impronte. Il lettore di impronte che dalla back cover è stata spostata sulla parte anteriore dello smartphone per facilitarne le fasi di sbloccamento. Infatti una cosa che io ho sempre odiato del lettore di impronte sulla back cover era che quando il telefono era appoggiato su una superficie piana bisognava sempre sollevarlo e metterci il dito dietro. Invece così potete direttamente sbloccarlo con molta più facilità. Altro pregio del lettore di impronte è il fatto che ci siano le gesture, in modo da poter guadagnare spazio sullo schermo, ma avere una, diciamo, un utilizzo più dinamico, più fluido. Ti è piaciuto di utilizzo fluido? Mi è piaciuto. Altro elemento degno di nota di questo Huawei P10 è la fotocamera, che non è una vera e propria rivoluzione, perché la collaborazione con Leica ormai esiste già da più di un anno. È semplicemente un upgrade della vecchia versione della fotocamera, assolutamente apprezzabile. Altra feature aggiunta all'interno del menu della fotocamera è la modalità portrait, che mi ha fatto venire fuori bellissima, come avete visto prima, quindi non posso fare altro che apprezzarla. Sembra amico amico. Tra i punti deboli di questo Huawei P10 possiamo dire che la batteria, diciamo, è un po' zoppicante, non super performante come ci saremmo aspettati. I 3200 mAh di batteria sì, vi fanno arrivare a fine giornata, ma non se fate un utilizzo intensissimo come quello che facciamo noi Princess, quindi così. Ultimo appunto, forse una piccola nota negativa di questo Huawei P10 è il fatto che lo smartphone non sia alla fine tutta questa grandissima innovazione, perché se ci pensate bene Huawei P9 è uscito l'anno scorso e l'anno scorso quello è stato un telefono, chiamiamolo così, rivoluzionario, perché la doppia fotocamera, tutto il suo, la sua tecnologia che c'era racchiusa all'interno dello smartphone costava comunque una cifra abbastanza abbordabile, non mi ricordo male costava più o meno sui 599, qualcosa di simile, se non erro, o comunque giù di lì, dai 500 ai 599. Questo invece arriviamo a 679 euro. In questo momento con questo smartphone Huawei alza nettamente l'asticella del prezzo sul mercato. Peccato però che non dia tutta quell'innovazione che ci saremmo aspettati, perché come dicevo prima la vera innovazione è arrivata l'anno scorso. Adesso ci troviamo tra le mani uno smartphone che è realmente un upgrade di Huawei P9, con delle migliorie che forse però non giustificano il prezzo così elevato. Attenzione, non sto dicendo che lo smartphone non vale, anzi è un ottimo smartphone, però per esempio se avete un Huawei P9 a casa e non vi dà problemi e funziona ancora bene, non c'è un vero e proprio motivo per sostituirlo con questo Huawei P10.
Questo video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando guardate degli altri video che vi consiglio qui da qualche parte perché siamo sicure che potrebbero piacervi anche quelli. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale e soprattutto dicetelo a tutti gli amici che ci stanno le prinze su YouTube e dovete seguirci. Ti piace adesso meglio delle botte, giusto? Sì, al posto, nota dei miglioramenti, di umanità. Tanti baci e tanti abbracci a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao! Saluta, saluta, saluta Gerica. Ciao. Ciao.